Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Non Ha Pietro Questo Blog. Oggi siamo qua per fare un unboxing di un pacchetto che mi ha spedito CG Entertainment, Cecchigori Entertainment. Qua si sta bloccando tutto. Mi ha mandato un po' di chicche in Blu-ray e un po' in DVD. Andiamo a vedere che cosa mi ha mandato. Allora, a me piace, per ampliare la mia collezione di film anche un po' vecchi, insomma, se posso chiedo di farmi mandare anche i vecchi film, così li vediamo, parliamo anche di quelli, appena posso faccio una recensione. Le 5 chiavi del terrore con Christopher Lee è un film inglese del 1965 di Freddie Francis. È il primo film prodotto da una casa che si chiamava Amicus, che era specializzata nella realizzazione di film horror in quegli anni lì, insomma, 60-70, credo. Ah, ma ho dimenticato la sigla. Oh, dimentico sempre la sigla, quindi la devo ficcare a caso. Fine sigla. Questo era Rich the Kid, un trapper americano che, insomma, se lo vedete per strada tutto conciato vorreste tirare due sberle in faccia, ma non fatelo, perché a me i trapper piacciono. Secondo film, anche questo del 1900... Questo. Anche questo del 1965, Avanti dall'oltretomba. Mario Caiano, che è il regista, non lo so, tipo di Hercules contro Godzilla contro Hercules. No, sto scherzando. È il regista di Ulisse contro Hercules. Insomma, ragazzi, voglio vederli sti film qua perché non li ho mai visti, quindi tutto fa brodo, tutto va a... non tutto fa brodo, questi sono film belli. Tra l'altro questo qua ha il pregio di avere la colonna sonora di Ennio Morricone, quindi già per questo è una chicca. Poi l'attrice protagonista, Barbara Steele, è un'attrice meno nota ovviamente Pischelli, più nota a chi ha una certa età, ma ha una certa età, cioè devi proprio essere vecchio, perché ha recitato con Mario Bava nella Maschera del Demonio e con Fellini, cioè non Bruscoletti, insomma, con Fellini in 8 e mezzo, che non lo so, se non riconoscete questi film, ma che cazzo ci stiamo a dire? Ecco questo qua. Quello che mi incuriosisce di più, che non ho visto, che è My Soul to Take, è un film del 2010 di Wes Craven, faccia l'anima sua, se ne vanno sempre i migliori. Allora, lui era praticamente esce dopo un bel po' che lui non faceva più film. Questo qua è scritto e diretto da lui, e quindi è una specie di ritorno alla sua carriera di cineasta. Però quando è uscito non è andato neanche in sala, cioè è andato direttamente in un video. Ma io non penso che sia perché è brutto, anche perché stiamo parlando di Wes Craven, cioè insomma ne escono dei film brutti in sala. Ci sono dietro dei meccanismi che non si possono conoscere, poi soprattutto dopo tanti anni. È un film che comunque ripropone tutta una serie di cliché di personaggi tipici di Wes Craven, quindi dei suoi film, dinamiche più o meno simili a quelle, ovviamente rimpastate con una nuova storia e nuove cose. Speriamo ci siano, insomma, nuove cose interessanti in questo film. Poi, ultima chicca. Questo è veramente un film a cui tengo tantissimo. Non ho visto neanche questo, me ne hanno parlato e mi è venuto un gruppone qua d'ansia. Sono felice che questo regista qua abbia iniziato a fare i film horror, perché io lo amo dai tempi di Clerks, In cerca di Amy, tutti i film, insomma, andatevi a cercare, sono divertentissimi, sono delle commedie. Sono contento che Kevin Smith sia passato, insomma, al lato oscuro e abbia iniziato a fare delle commedie horror, a volte anche non commedie. Comunque con Tusk sicuramente è riuscito ad angosciare un sacco di gente con questa storia abbastanza perversa. Ricorda un po' The Human Centipede, no? Cioè mutazione umana.
c'è questo pazzoide che rapisce un giornalista e tramite degli interventi lo trasforma piano piano in un grossissimo tricheco. Angoscia, angoscia. Fine. Vi posso dire però che il prossimo film che CG Entertainment mi manderà è Vampires di John Carpenter, in un'edizione strafiga, veramente bella. Io ho visto la grafica, poi lo vedremo dentro. Quando arriverà farò magari un video. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, lasciate un commento se avete visto i film, se vi sono piaciuti, eccetera. Non mettete spoiler per favore per me e anche per chi vuole vedere questi film. Vi lascio il link in descrizione per acquistarli. Checkigori Entertainment ha anche un gruppo dove chiede agli utenti di proporre i film che vorrebbero rivedere in Blu-ray, che non sono mai stati portati in Blu-ray, oppure che vorrebbero, insomma, vedere ristampati magari in edizioni più belle. Quindi vi lascio anche il link al gruppo di Facebook dove potete andare anche voi a contribuire, magari sarete ascoltati e faranno una stampa del vostro film preferito, eccetera, eccetera. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.